a questo incontro di studio. Mi limito all'inizio ad una presentazione. Eccellenza Reverentissima Monsignor Marcello Semeraro, Monsignor Corrado Lorefice, nostro Gran Cancelliere, Monsignor Michele Pennisi, Monsignor Domenico Mogavero, carissimi studenti, colleghi, personale, autorità e amici, mi è gradito rivolgere a tutti un saluto e un benvenuto qui in facoltà, in questa giornata di accoglienza degli studenti che quest'anno assume un'intonazione particolare con il ricordo di Monsignor Cataldo Naro, preside della nostra facoltà dal 96 al 2002 e arcivescovo di Monreale dal 2002-2004, nel decennale della sua scomparsa. Mentre intraprendiamo il cammino di approfondimento della dimensione conoscitiva della fede, dell'intelligenza della fede, per accrescere il senso del nostro essere, del nostro vivere, la fede, del nostro impegno a rendere presente il messaggio cristiano in modo nuovo, secondo le sfide dei tempi nuovi, intendiamo compiere un significativo atto accademico della facoltà, in collaborazione con il Centro Studi Cammarata, di cui Monsignor Naro fu fondatore e direttore per quasi 20 anni. Vogliamo onorare la sua figura e la sua opera per riflettere sul ricco insegnamento, sulle profonde intuizioni, sulle precise e rigorose analisi e sulle diligenti sollecitazioni che egli ha proposto nei suoi studi e che tante volte sono risuonate anche in queste nostre aule. Pertanto, a nome di tutti, ringrazio vivamente per aver accettato il nostro invito, Sua Eccellenza Monsignor Marcello Semeraro, Vescovo di Albano e Segretario del Consiglio di Cardinali costituiti da Papa Francesco, per studiare il progetto di revisione della Curia Vaticana e del Governo Ecclesiale. Proprio sul tema della riforma e del rinnovamento ecclesiale, che fu oggetto dell'impegno intellettuale e pastorale di Monsignor Naro, questa sera Monsignor Semeraro, già docente di ecclesiologia, ci intratterà con una riflessione intitolata «Quale coraggio? La riforma della Chiesa, una riflessione a partire dal ministero pastorale di Monsignor Cataldo Naro». In questo mio intervento iniziale desidero introdurre la riflessione offrendo 3 brevi considerazioni. Innanzitutto il titolo dell'incontro di studio. La frase che fa da titolo del nostro incontro è tratta da un articolo che lo stesso Naro scrisse nel 1990, anno in cui organizzava il Sinodo Diocesano di Caltanissetta, nell'inserto Chiesa Nissena in cammino per il periodico La Voce di Campofranco. Egli, riprendendo l'espressione da una lettera pastorale del 1989 di Monsignor Alfredo Maria Garcia, Vescovo di Caltanissetta, che aveva affermato la riforma delle circoscrizioni pastorali parrocchiali è una questione di coraggio, precisava per tutti i sinodali: più che di coraggio si deve parlare di lungimiranza, di capacità di guardare al futuro della Chiesa diocesana, progettando e mettendo in atto fin da ora quei processi che possono giovare nei prossimi anni al miglior esercizio del suo compito pastorale. L'articolo è pubblicato nel volume curato da Don Salvatore Falzone e Don Massimo Naro, che ha come titolo «La posta in gioco è alta, rinnovamento spirituale e riforma pastorale», negli articoli per La Voce di Campofranco. Il libro è pubblicato dall'editore Sciascia nella collana Studi del Centro Cammarata. Anche l'esercito stampato nel biglietto di invito
è tratto da una relazione che Monsignor Naro tenne a Cash nel settembre del 1998 ad un incontro promosso dal Servizio Nazionale per il Progetto Culturale, ove affermava appunto la grande opera di riforma in cui si impegnano i santi è progettata e realizzata sulla base di una valutazione del momento storico, seppure sempre ad opera di un'intelligenza cristiana educata dalla grazia, affinata dalla fedeltà a Cristo, resa sensibile dal riferimento al Vangelo. La seconda considerazione riguarda il significato della riflessione di Monsignor Naro sulla riforma della Chiesa. L'insegnamento e l'impegno pastorale di Monsignor Naro per l'attuazione della riforma della Chiesa assume un significato particolare che possiamo riassumere attorno a tre aspetti fondamentali. Primo aspetto, l'attenzione al processo storico e l'accompagnamento all'azione dello Spirito. Monsignor Naro suggerisce un'opera di vera ricerca, di animazione culturale, di adeguata impostazione culturale, nonché di accompagnamento dell'azione dello Spirito per progettare e realizzare la riforma nella Chiesa. La memoria della propria storia o l'adeguata impostazione culturale non solo dà senso alla propria identità, offre un sostegno alla memoria credente dei fedeli, costituisce la premessa per la trasmissione del messaggio cristiano, ma consente anche un sano discernimento pastorale delle urgenze del proprio tempo e del proprio luogo e garantisce una presenza di vera influenza dei cattolici nella società. La sua ricerca storica rivela anche una valenza teologica in quanto tende a scoprire l'azione dello Spirito nella Chiesa, nell'uomo, negli avvenimenti della storia. In tal senso la ricostruzione storica offre le intuizioni più vere, più profonde all'azione pastorale e all'impegno dei laici nella Chiesa e nella società. Pertanto egli scrive: la pastoralità è chiamata sulla scia delle grandi indicazioni conciliari a far crescere, accompagnando l'azione dello Spirito Santo, una comunità cristiana rinnovata, che riscopre l'ascolto biblico, che rivive i sacramenti e la liturgia, che ritrova una devozione cristocentrica, che si esprime nella ricchezza della ministerialità e nella vivacità della partecipazione. Il secondo aspetto di questa seconda considerazione riguarda l'attuazione del rinnovamento spirituale e della riforma pastorale, in primo luogo nelle chiese locali. Monsignor Naro mette in luce il primato del rinnovamento della vita spirituale rispetto alla riorganizzazione strutturale, che ritiene pure essenziale, come scrive Don Massimo nella postfazione a questo volume che già ho citato. La spiritualità o vita nello spirito, gratuito dono di Dio, chiamata risposta, cammino di sequela del Cristo, acquista in alcune personalità cristiane emergenti, è Naro che scrive adesso, tratti di esemplarità che attraggono e finiscono per costituire scuole di cristianesimo, vie di spiritualità cristiana. All'origine delle vie di spiritualità cristiana c'è l'esemplare esperienza spirituale di un'eminente personalità cristiana, non un trattato teologico ascetico oppure un progetto steso a tavolino con l'occhio ai mutamenti sociali e culturali. Di qui l'esempio stampato nel biglietto di invito a questo incontro, già ricordato, vale a dire la convinzione secondo cui l'opera di riforma nasce da una valutazione del momento storico, sebbene sia suscitata sempre da un'intelligenza cristiana, educata dalla grazia e affinata dalla fedeltà a Cristo. Per Monsignor Naro, inoltre, il rinnovamento spirituale, la riforma pastorale, in primo luogo, si attuano nelle chiese locali, cito da lui, all'insegna della concretezza pastorale e della consapevole assunzione di responsabilità verso il momento storico e le sue urgenze. Trattando egli della pietà popolare, scrive
che la riforma coincide in buona parte con l'impegno pastorale per l'attuazione, e cito una frase che riporta lui di Giovanni Paolo II, per l'attuazione nel piccolo di quei grandi orientamenti che hanno segnato la storia recente della vita della Chiesa, perché effettivamente è nel piccolo che si realizza il grande e perciò il piccolo è sempre cosa grande. Il terzo aspetto di questa seconda considerazione, l'interpretazione rinnovata del Concilio. Monsignor Naro, cito dalla postfazione di Don Massimo, intendeva il Concilio sulla scorta di Giuseppe Dossetti come un fatto di grazia che segna per la Chiesa e per il mondo stesso un punto di non ritorno e perciò più come evento storico che come collezione di pronunciamenti magisteriali infarciti di formula di compromesso. Per questo motivo l'interpretazione del Concilio si può guadagnare, a suo parere, sul piano storico ed esistenziale, prima che su quello intellettuale e dottrinale. Significa questo l'affermazione secondo cui Ecclesia sempre reformanda, c'è da vivere il Concilio e non saltando da discutere intorno ad esso. Inoltre, il rinnovamento elaborato in rapporto ai fondamenti della società in accoglienza del Concilio Vaticano II deve essere propriamente ecclesiale, cioè corrispondente alla natura della Chiesa e all'essenza del suo rapporto con il mondo. Per Monsignor Naro questo significava rinnovamento ad intra e ad extra, ad intra riscoperta dell'ascolto biblico, catechesi aggiornata, rinnovata, prassi liturgica, rivisitazione della pietà con la creazione di nuovi modelli rispondenti alle indicazioni conciliari, devozione eucaristica come culmine e punto di partenza delle varie espressioni della vita del credente, qualità evangelica e autenticamente spirituale della fede dei battezzati, ricchezza della ministerialità dei laici e vivacità della loro partecipazione, ad extra, nuova evangelizzazione, dialogo con il mondo, rapporto con la modernità. In tal senso possiamo affermare che negli scritti di Monsignor Naro, come detto nella postfazione a questo volume, riecheggiano alcuni motivi che sono affermati da Papa Francesco, per esempio nell'intervista rilasciata ad Antonio Spadaro della Civiltà Cattolica nel 2013, riforme e discernimento, riforme e spiritualità, primato del rinnovamento della vita credente rispetto alla riorganizzazione strutturale, la quale comunque rimane importantissima e ineludibile. Terza e ultima considerazione, l'attualità della riflessione. A distanza di 51 anni ormai dalla conclusione del Concilio Vaticano II, la riforma della Chiesa continua ad essere oggetto di studi, di discussione, dibattiti. Quest'anno, per esempio, è stato pubblicato dall'editrice Quirignano un interessante volume curato dal gesuita Antonio Spadaro e dal teologo argentino Carlos Maria Galli, dal titolo molto significativo, La riforma e le riforme della Chiesa, pagine in cui studiosi di varie parti del mondo, partendo dalle intuizioni di Papa Francesco, prospettano un possibile rinnovamento ecclesiale. E solo due mesi fa è stato pubblicato un altro volume, che peraltro porta un titolo molto simile a quello uscito di Monsignor Naro che ho ricordato prima, intitolato con una frase risalente al 1990, La posta in gioco è alta. Questo volume uscito due mesi fa porta un titolo simile, La posta in gioco, memoria del Concilio e futuro della Chiesa nella riflessione di teologi dei cinque continenti a cura del gesuita Piscopo Teobaldo. C'è insomma un grande lavorio in corso. Nel mese di luglio la Società Italiana per la Ricerca Teologica ha tenuto un simposio sul tema La Chiesa che verrà, modelli culturali e istanze di riforma, per riflettere sulla recensione dei documenti del Concilio nella Chiesa italiana. Anche nella nostra facoltà è stato preparato
al professor Rino D'Adelfo un progetto di ricerca biennale afferente alla cattedra di ecclesiologia su il concetto di riforma come chiave interpretativa o ricettiva dell'ecclesiologia conciliare. Esso si propone di studiare le diverse posizioni dei teologi post-conciliari contemporanei sull'argomento, collocandosi fondamentalmente nell'alveo dell'ermeneutica dei passi conciliari e ponendo le basi per una ricomprensione del concetto di riforma attribuito autorevolmente al Concilio da Benedetto XVI, ricomprensione sollecitata in vari modi dall'attuale Ministero Petrino in riferimento alla Chiesa. Il tema del nostro incontro dunque è quanto mai attuale. Ci disponiamo ad ascoltare la riflessione di Monsignor Marcello Semeraro, che ringrazio ancora di cuore a nome personale di Don Massimo del Centro Studi Cammarate della Facoltà Teologica per aver accettato il nostro invito nonostante i suoi innumerevoli impegni. Monsignor Marcello Semeraro, di origini pugliesi, è stato alunno prima del seminario diocesano di Lecce, poi del seminario regionale di Molfetta, completando gli studi in teologia dogmatica presso la Pontificia Università Lateranense. Dopo l'ordinazione sacerdotale avvenuta l'8 settembre 1971, ha svolto l'ufficio di vicerettore nel seminario arcivescovile di Lecce e successivamente in quello regionale di Molfetta. Nell'ordinaria arcidiocesi di Lecce è stato pure vicario episcopale per il laicato e per il sinodo diocesano. Nell'ambito della conferenza episcopale italiana è stato membro di diversi gruppi di lavoro, docente di teologia in diversi istituti e facoltà teologiche. Ha svolto il ministero di insegnamento soprattutto nell'Istituto Teologico Pugliese di Molfetta, di cui è stato direttore per vari mandati successivi, e nella facoltà di teologia della Pontificia Università Lateranense, dove ha tenuto la cattedra di ecclesiologia fino al momento della sua elevazione all'episcopato. Autore di diversi libri e articoli, specialmente nell'ambito dell'ecclesiologia, ha inoltre partecipato come relatore a simposi nazionali e internazionali. Il 25 luglio 1998 è stato nominato vescovo di Oria e nel 2004 è stato trasferito nella sede suburbicaria di Albano. Dentro la Conferenza Episcopale Italiana è stato presidente della Commissione Episcopale per la Dottrina della Fede, l'Annuncio e la Catechesi per il quinquennio 2010-2015. Attualmente, come dicevo già prima, è segretario del Consiglio dei Cardinali per l'aiuto al Santo Padre nel governo della Chiesa Universale. A lui, che ha conosciuto personalmente Monsignor Naro, abbiamo chiesto di ricordarlo stasera nella nostra comunità accademica. Accogliamo con vivo interesse e immensa gratitudine la sua parola. Auguro di cuore a tutti e a ciascuno buon ascolto, dando però sin da ora un importante avviso. A conclusione di questo incontro verrà eseguito un breve concerto, mezz'ora in tutto, intitolato Le parabole della misericordia. Si tratta di un oratorio sacro per soli, coro e orchestra, composto e diretto dal maestro Angelo Pio Leonardi, accompagnato da 40 orchestrali e 10 cantanti. Nell'anno della misericordia questa appendice orchestrale vuole rievocarci il monte episcopale di Monsignor Naro, Miserationum Domini Recordato, mi ricorderò delle misericordie del Signore. Egli ci ha ricordato le misericordie del Signore, ossia il ricordo che Dio ha di noi e che è il suo usarci misericordia, e nello stesso tempo ci ha invitato a ricordarci di Dio, a corrispondere al ricordo che Dio ha di noi, a risvegliare in noi, come egli diceva, quel ricordo di Dio che è depositato nel fondo del cuore di ogni uomo e che è la nostalgia dell'amicizia con Dio. Ringrazio di cuore la Fondazione Sicilia di Palermo, in particolare il presidente avvocato Raffaele Bonsignore e il segretario generale avvocato Guido Gianferrara, per il contributo amichevolmente offerto per la realizzazione del concerto.
Grazie e buon ascolto. Ieri mi è pervenuta una comunicazione del signor sindaco di Palermo, Leonardo Orlando, che si trova fuori in città e ci assicura la sua partecipazione, così scrive, al ricordo dell'indimenticabile pastore Monsignor Cataldonato. Come pure ho ricevuto una telefonata dall'arcivescovo di Siracusa, Monsignor Salvatore Pappalatto, che si scusa di non poter essere presente. Sono io che ringrazio per il gesto di fiducia, di amicizia nei miei riguardi, invitandomi a questa iniziativa che è di studio, se non altro tenendo conto della struttura della istituzione accademica nella quale noi ci troviamo, e anche, come è stato ampiamente sottolineato, di memoria di Monsignor Cataldonato nel decennale della sua morte. Appena un anno prima egli era stato mio ospite ad Albano, lo avevo invitato a tenere una relazione al convegno di Albano, si era nella preparazione del convegno di Verona, era il 28 settembre 2005, al pomeriggio, era mercoledì, lo accompagnai al Palazzo Apostolico a Castel Gandolfo. Aveva chiesto al Papa Benedetto, era ancora lui il nuovo Papa in quel momento, la possibilità di un incontro. Ed egli incontrò Benedetto XVI e dopo mi confidò di essere rimasto molto sorpreso nel constatare che il Papa conosceva molto bene la situazione ecclesiastica di Montreal. E molto confortato per le parole che gli aveva rivolto. Quindi, comprensibile come con tutti voi, anch'io sia rimasto molto impressionato e attristato dalla notizia della sua morte. Ricordo soltanto che il quotidiano Avvenire è diventato per due mandati nel consiglio di amministrazione di Avvenire. Avvenire della Rubrica Cattolica che dedicò il 3 ottobre, per coincidenza di date era quello il giorno, molti interventi, uno in particolare con il titolo Pastore col cuore di amico. E c'era anche il saluto di Don Massimo. Ecco, sono queste un po' le ragioni anche di fraterno legame dello studio del Ministero che mi hanno indotto a accettare l'invito, consapevole che molti altri avrebbero e farebbero certamente meglio di me, ma sono davvero contento di stare qui con voi nuovamente e con grande amicizia e riconoscenza saluto il Vescovo presente, l'Arcivescovo di Palermo e poi l'Arcivescovo di Montreal, di Mazzara del Papa, che ha ospitato me e il mio seminario un'estate. Dunque, il titolo della relazione, mi pare che, è stato già accennato, si componga di due parti. Da un lato c'è una domanda, un interrogativo, questione di coraggio, e dall'altro c'è una frase che potrebbe anche essere intesa se non come una risposta, perlomeno il punto di riferimento di questo coraggio, la riforma della Chiesa. È stato già ricordato che questo è un titolo preso, desunto da un articolo, non è lungo, un breve articolo, ma è inserito in questa raccolta di testi della voce di Capofranco, ed è uno scritto che risale a fine dicembre 1990. Per comprendere l'interrogativo e la frase questione di coraggio della Chiesa, bisogna entrare nel contesto
del sinodo della Chiesa Missena che era stato convocato. Fu celebrato negli anni 89-90 a Catanzaro. All'inizio non capivo perché in articoli successivi si parlava di un segretario, e all'inizio invece il segretario era lui, poi mi sono state chiarite alcune questioni. Fu segretario della fase progettuale e dico subito che la ragione per la quale prevalentemente mi soffermo su questa serie di interventi è di carattere molto personale, mi sono sentito molto coinvolto. Ringrazio il Presidente che ha ricordato che sono stato vicario episcopale per il sinodo diocesano e scherzando dico, dopo 4 anni di preparazione, quando mi hanno fatto vescovo, io sono scappato. Perché le problematiche, le difficoltà, eccetera, erano un po' esattamente quelle che sono emerse. Tant'è che io, anche alla luce, permettetemi questo intervento, ma parlo molto familiarmente, e se sbaglio mi corrigerete, ha detto qualcuno, io sono convinto, anche dopo che il Papa, farò ancora riferimento a questo per me molto importante intervento del 17 ottobre dello scorso anno, in tema della sinodalità, il Papa Francesco commemorava il 50° del sinodo dei Vescovi. E di fronte a certi entusiasmi che è parso di cogliere perlomeno dalla stampa, non dalla viva voce che si parlava, io sono convinto che onorare la sinodalità non significa senz'altro fare dei sinodi. Credo che onorare la sinodalità sia anzitutto assumere uno stile sinodale, sul quale poi dirò un po' qualcosa proprio con riferimento a testi e espressioni di Papa Francesco. Nel titolo si parla di questioni di coraggio e anche qui il contesto nel quale emerge questa domanda, se non si tratti davvero di avere coraggio, è in rapporto ad una questione specifica, non è un coraggio generico, ma Naro si riferisce ad una questione specifica. Credo che sia ancora una delle tante questioni presenti nelle nostre chiese particolari, alle quali si cerca delle soluzioni, delle risposte. Il rapporto parrocchia-territorio. Nel caso specifico si trattava di superare quella che Naro individua come elemento di frantumazione nella Chiesa diocesana, rete fittissima di parrocchie. E credo che la situazione della Sicilia in quegli anni non sia poi molto difforme da quella che è la situazione nel sud Italia, nella regione e anche nella regione mia di origine, nella Puglia. In qualche maniera, non sono uno storico, in qualche maniera aggravata anche da una certa politica negli anni 50, all'inizio degli anni 60, laddove in assenza di una istituzione che si chiama sostegno economico alla Chiesa Cattolica, sostentamento del clero, e qui Monsignor Mogaro non potrebbe ammaestrarci, in assenza di questa istituzione, di questa struttura, si risolveva attraverso alcune vie. Una via all'epoca non molto praticabile era affidare l'insegnamento della religione, non molto praticabile perché le scuole erano numericamente quelle che erano, ma poi dopo verrà anche quest'altra situazione, ma soprattutto moltiplicando le parrocchie. Ora il criterio col quale si moltiplicavano le parrocchie, per quanto mediante dei processi molto laboriosi, motivati dai patti esistenti all'epoca, poi diremo cambiati un po', con crisi, eccetera. E io quando sono stato vescovo mi trovavo ad avere, nel mio dovere, anche Francesco è stata a Lecce, in paesetti di 2.000-2.500 abitanti, due parrocchie.
la sollevata chi ha fatto due parrocchie, ma perché il parroco mi legava col vice parroco, l'unica maniera era fare parroco oppure il vice parroco, e così stavano contenti tutti e due. Ecco, è stato anche questo un altro elemento di moltiplicazione, di frantumazione, non soltanto il sistema beneficiario, che è ovviamente poi quello. Egli parlava tutto di frantumazione, con reti fittissime di parrocchie, in gran parte minuscole, spesso ritagliate da contesti urbani più ampi, che attraversa l'intero territorio della diocesi e pretende di inquadrare rigidamente la vita ecclesiale. Ecco, quello che preoccupava Naro all'epoca segretario di Asilo era il fatto che questa rete in realtà chiudeva la vita delle parrocchie, inquadrava rigidamente la vita ecclesiale. Quindi il problema non è tanto una questione numerica. Altrove, in altri interventi, Naro, anche con nella diocesi di Monreale, ci sono ancora questi problemi, cambiano i nomi, si ricorda che si tentano degli approcci, no? A un certo momento negli anni 80 si è cominciato a parlare di unità pastorali, di comunità pastorali, eccetera, eccetera, no? Tentativi che hanno il loro valore. Naro una volta la detta, se dovessero essere espedienti per risolvere la carenza del clero, allora saremmo punto e a capo. Ma ad ogni modo la questione di come collocare la parrocchia nel territorio, questa è una situazione che oggi rimane molto viva, io la sento anche nella mia diocesi ad Albano. Credo che dobbiamo essere appunto lungimiranti in questa direzione. Non si tratta solo di complessità organizzativa, ma anche di complessità spirituale, che da alcune parti si cerca di giustificare. Ho detto che questo intervento è della fine del 1990. Chi ricorda storia, Italia, eccetera, eccetera, di quelli che diranno in cui erano anche un pochino cruciali, controversi, si metteva in discussione la realtà stessa della parrocchia, la sua validità, no? Si suonavano le campane a morto, fortunatamente non era ancora morto perché le risurrezioni non avvengono, era moribonda, poi si è ripresa, eccetera. Però da molte parti, anche intraecclesiali, si voleva l'affossamento. Parrocchia in qualche parte lo si è sperimentato, no? La Chiesa in Italia ha vissuto anche dei momenti, diciamo, molto vivaci sotto questo punto di vista. Mi riferisco per esempio al convegno internazionale di Loreto. Naro accenna queste cose, no? Ma dice che alla fine dei conti cercare di giustificare questa che li chiama frantumazione attraverso la fiorescenza di movimenti, eccetera. Tutto questo, egli diceva, alla fine dei conti è un sintomo di ripiegamento della Chiesa su se stessa. Non c'è dubbio che il territorio ti costringe ad aprire gli occhi sulla realtà. Ripiegamento della Chiesa su se stessa. Questo è un punto che chiederei di mettere a mente fin da ora, da superare con uno slancio di missionarietà. Ecco perché occorre del coraggio, ecco perché occorre del coraggio. Anzi, di più, perché a questo punto lo stile di Naro diventa un po' ironico. Quindi il testo che è stato letto ha dell'ironia. In realtà, scriveva, sembra un po' fuori di luogo parlare di coraggio per una riforma che comunque dovrebbe essere realizzata nel tempo e con gradualità. Più che di coraggio si deve parlare di lungimiranza, di capacità di guardare al futuro della Chiesa diocesana, progettando e mettendo in atto fin da ora quei processi che possono giovare nei prossimi anni al migliore esercizio del suo corpo pastorale. Vi chiederei di mettere a mente questa parola, processo. Questa parola.
processo, che significa procedimento di gruppo nel tempo. Mi fermo un attimo per evidenziare due punti che mi sembrano importanti. Il primo è un elemento di continuità, che rivedo facendo notare che il tema, comunque la lettera pastorale indirizzata alla Chiesa di Monreale per agosto 2004, quella di Amo Futuro alle nostre parrocchie, anzitutto nella parola futuro parla di lungimiranza, quindi parla di progettualità. Ma la questione, la prima questione che viene richiamata è esattamente la stessa che Naro poneva in rapporto al sinodo di Caltanissetta, cioè la questione parrocchia e territorio. Il progetto è ancora quello di una riforma, però diceva sono cambiamenti che hanno di mira la crescita nella fede dei singoli sacerdoti e dei fedeli in una rinnovata capacità di annuncio, di testimonianza del Vangelo da parte della nostra comunità. Nella parte centrale il tema è proprio questo, il rapporto missionario col territorio, cioè Naro, da vescovo, si ritrova esattamente con domanda analoga, simile a quella con la quale si incontrava come segretario del sinodo di Ossano. Ma dicevo che devo ritenere a me questa parola lungimiranza e la parola processo. La lungimiranza opera nell'area della virtù cardinale della prudenza, che delle virtù cardinali è la prima, anzi i classici la chiamavano la conduttrice aulica delle virtù. La lungimiranza non si accontenta di rimedi provvisori, per quanto chi è prudente sa bene, lo diceva anche Shakespeare, che il bene, il meglio è nemico del bene. Vorrei dire, c'è una frase dove dice io non so dove possa spingersi il vostro sguardo, quindi siamo nella prospettiva della lungimiranza, ma so che spesso per correre dietro al meglio il buono lo scherza. Il prudente questo lo sa, per questo la sua lungimiranza è guidata dalla prudenza, ma estende nel tempo la valutazione delle proprie scelte. Non perde mai di vista la meta. Qualcuno dice che la parola prudenza, non so se è la vera etimologia, verrebbe anche da provvedere, cioè da vedere con un certo anticipo, di saper guardare oltre, di non accontentarsi di scelte che al momento ti risolvono forse un problema, ma sono delle scelte momentanee, in realtà il problema te lo lasciano e te lo ritroverai domani, forse anche peggiorato. Se volessimo tradurre biblicamente questa virtù della lungimiranza, intendo dire la mia risposta a questione di coraggio, a me pare che il coraggio sia necessario per essere lungimirante, cioè il coraggio che occorre è la lungimiranza, e quindi non essere attori dell'immediato, attori dell'immediato, della cronaca, ma avere il respiro, appunto che ieri era uno storico, fondamentalmente. Se volessimo tradurre biblicamente dovremmo parlare di macrotiunia, che al senso della larghezza dell'animo, della magnanimità, della longanimità, aggiunge anche quello di uno sguardo ampio, di uno sguardo che cerca di cogliere il progetto di Dio, ciò che Giovanni XXIII, ieri è stata la memoria, era obbligatoria solamente nella diocesi di Roma, ma io nella messa ho sentito il formulario della memoria di San Giovanni XXIII, l'anniversario del Concilio. Oltretutto, cogliere i segni dei tempi. La macrotiunia ha a che fare col tempo, perché ne fa un evento di relazione,
un'occasione di incontri, motivi per amare. Ora la lungimiranza è coraggiosa perché si fa carico non soltanto del presente, ma anche del futuro, cioè assume la responsabilità verso il futuro. Ora, ecco un punto di contatto, perdonavo come la gran parte di voi, non dico di me, perché avevo avuto modo di lavorare fianco a fianco nel 2001 e quindi avevo conosciuto Bergoglio e ho continuato un rapporto con lui. Ma penso che alla gran parte delle persone Bergoglio fosse una persona ignota. No. E lo è, sarà stato anche per Cataldo Lato, non lo so. Ma colgo dei collegamenti che sono spirituali, cioè sono delle coincidenze di intuizioni che hanno una ragione nell'animo pastorale. Ora, voi conoscete quel principio, c'è stato un dibattito recentemente, no, che ha detto che, ma non ha senso parlare di tempo superiore allo spazio, eccetera, eccetera, ma certo, se io considero le coordinate spazio-temporali, se io voglio venire da Albano a Palermo, ci devo impiegare del tempo, e quindi il percorso dello spazio impegna necessariamente il tempo. Ma questo credo che significhi non voler capire, cioè non voler entrare nell'onda del messaggio che Francesco vuole farci giungere. Questo oltretutto è il primo di quei principi che non si inventa da Papa, e si ritrova quando egli era provinciale di Gesuiti, nelle convinzioni che egli ha maturato nel rapporto educativo soprattutto. Il tempo è superare lo spazio. Dico, per esempio, lo si trova già al numero 57 dell'enciclica di Lumen Fidei. Questo non può averlo scritto Papa Benedetto. Questo è il segno della mano di Bergoglio in questa enciclica scritta, l'ha detto egli stesso, a quattro mani, ma non ha messo soltanto la firma, ci ha messo qualche cosa. Chi legge quell'enciclica ci trova delle pagine dedicate al concetto di memoria, per esempio, della fede come memoria, che è sono testi caratteristici di Bergoglio, comunque un testo a quattro mani, ma in Evangelii Gaudium ne parla esplicitamente, è più a lungo. Dire che il tempo è superiore allo spazio per Francesco significa avviare processi, essere lungimiranti. Ecco la coincidenza che colgo. Processi di vario tipo, culturali, sociali, spirituali, il contesto dell'Evangelii Gaudium è il capitolo sulla dimensione sociale dell'evangelizzazione. Però per quest'unico principio, non lo fa per gli altri, Francesco dice che vale anche per la pastorale, vale soprattutto per l'evangelizzazione. Io lo ricordo nella mia diocesi anche i miei catechisti. Il loro compito è di avviare processi, non di lamentarsi se dopo la catechesi se ne sono andati. Se tu avvii processi, devono andare da qualche parte. Il Papa intende, per l'evangelizzazione dice che richiede di tenere presente l'orizzonte, cioè di guardare avanti, di adottare i processi possibili e la strada lunga. Ed è qui che il concetto di riforma si salda con quello di lungimiranza di cui parlava Cataldonato. Francesco dice che dare priorità al tempo vuol dire privilegiare azioni che generano nuovi dinamismi nella società, che coinvolgono altre persone e gruppi, che li porteranno avanti finché fruttifichi in importanti avvenimenti storici. Ora, in questa semplice frase di Evangelii Gaudium numero 223, noi troviamo molti elementi. Anzitutto troviamo
l'elemento sinodale. Generare dinamismi che coinvolgono altre persone che le porteranno avanti. Il Papa chiede di coinvolgere altre persone. Catalonaro fa vedere, se vogliamo prendere testi della lettera catalonale, di superamento dell'autosufficienza. In quegli anni si parlava, si parla ancora di pastorale integrata, di pastorale integrale, e il Papa dice ancora perché fruttifichino. Quindi si tratta della responsabilità verso le nuove generazioni, cioè la trasmissione della fede non può accontentarsi di guardare alla fede, deve guardare anche alle generazioni che accoglieranno questa fede. Io penso che questa pastorale della responsabilità sia molto necessaria, noi ne abbiamo bisogno. Nella Chiesa noi dobbiamo domandarci se per caso non stiamo mettendo in atto quella rottura del patto tra le generazioni che già sembra essere messo in atto dalla società dove viviamo. C'è stato anni fa un libro di uno psicoanalista, psicologo, che mi ha fatto molto pensare. La restituzione, perché si è rotto il patto tra le generazioni. È uno psicanalista questo, ma come comincia? Citando San Paolo, vi trasmetto quello che ho ricevuto. Cioè, e mi dice che il compito delle generazioni è quello di ricevere e di trasmettere. È la grande questione, diremmo, della eredità. Un testo di Goethe, Freud l'ha citato qualche volta, no? Anche proprio nell'ultimo libro, quello che hai ricevuto in eredità devi farlo tuo se vuoi davvero farlo fruttificare. Cioè, noi non siamo principi ereditari, vuole il re, io sono il figlio e prendo il regno. No, quello che hai ricevuto, quello che hai ricevuto, hai ereditato, devi farlo tu attraverso un processo di appropriazione e anche di interiorizzazione. Ora, questo intende il Papa, cioè avviare dei processi coinvolgendo altre persone perché fruttifichino in importanti avvenimenti storici. Benedetto XVI, parlando alla CEI il 29 maggio del 2008, diceva: per noi vescovi, per i nostri sacerdoti, per i catechisti, per l'intera comunità cristiana, l'emergenza educativa, si parlava di emergenza educativa, all'epoca la frase era un po' di Benedetto XVI, assume un volto ben preciso, quello della trasmissione della fede alle nuove generazioni. Ora, chi legge gli scritti, io ovviamente ho dovuto limitare, perché quando ho detto di sì a Don Massimo, poi mi sono visto scaricare sul computer tutta una serie di file, ho detto: io che faccio adesso? Ma in quei file, in quegli scritti, ci sono dei testi che riguardano la trasmissione della fede. Il richiamo ai Evangelii Gaudium mi offre l'occasione per vedere come oggi Francesco ci ripropone il tema della riforma nella Chiesa e per la Chiesa. Adesso qui astraiamo dalla questione di forma della curia, eccetera, eccetera, non entro in questioni, altrimenti andiamo oltre, ma di una riforma nella Chiesa e per la Chiesa. Il Papa lo fa con una precisa consapevolezza di una priorità. Al numero 17 di Evangelii Gaudium scrive: la riforma della Chiesa in uscita missionaria è al primo posto. In secondo luogo, egli collega il tema della riforma al Concilio Vaticano II. Non aggiungo quanto è stato già detto sul Concilio Vaticano II, anche il richiamo alla postfazione di Don Massimo. Ma la riforma, Francesco la collega alla conversione missionaria.
scrive: sogno una scelta missionaria, quando lei questa frase disse: questo è il secondo gesuita che sogna dopo Martini, questo è l'altro, o che i gesuiti sognassero, io non lo so. Insomma, sui gesuiti c'è tutta una letteratura da rivedere, evidentemente. Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale. Qui c'è il concetto conciliare della Chiesa Sacramento, cioè di una Chiesa non fine a se stessa, ma di una Chiesa canale di trasmissione. A chi si scandalizzerebbe la parola canale, no? E direi che il linguaggio della classe della tradizione, anche la Madonna era chiamata canale di grazia, senza che la Madonna si offendesse. A quel momento, per fortuna appunto non hanno usato molto questa immagine. Canale di, la Chiesa è la Chiesa Sacramento, cioè una Chiesa non fine a se stessa, ma una Chiesa che ha il carattere della ulteriorità, di rimandare ad altre cose. Ora, questo è molto importante. Del Vaticano II non dico perché sono già citato, quindi vado avanti. Ed è evidente che la riforma della Chiesa deve avere delle ricadute sulle strutture, sulle persone, sulla pastorale. Il Papa parla di addirittura orari delle parrocchie. Per comprendere questa frase, in nota io scrivo che bisognerebbe dire più esplicito, perché parla nel contesto questo linguaggio latinoamericano, però bisognerebbe leggere quando egli disse ai vescovi responsabili del Consiglio per l'America Latina nel luglio 2013, quando andò a Rio de Janeiro per la GMG. Egli parlò di due dimensioni della missione, una programmatica e l'altra paradigmatica. Quella paradigmatica, in parole semplici, è convincerci che è finito il tempo della cristianità, non dirlo, ma convincercene, e assumere con coraggio questa situazione di una Chiesa missionaria. Poi c'è involucro la dimensione programmatica, tranne le conseguenze dei programmi che facciamo, dei programmi che facciamo. Permettete, ma rimane qui dentro a semplice pensiero, cosa personale. Io mi domando, si parlava di riforma della Curia Romana, no? In una Curia Romana, no? La Suprema, i miei confratelli vescovi sanno cosa intendo quando dico la Suprema, intendo il San Patrizio, la congregazione, la prima congregazione. In una chiesa missionaria, la prima congregazione è la fede o l'evangelizzazione dei popoli? Ma provate voi a cambiare posto alla Suprema. Immaginiamo un pochino. Ecco, però almeno forse nel piccolo possiamo tirarne delle conseguenze, no? Che il Concilio sia stato appunto il parametro, un parametro, come dice Don Massimo, per la predica tra Donato, ecco, rimando ad altre, ma ecco, la ricaduta sulle persone. Quindi egli ne parla in questi articoli sulla voce di Campofranco. Mutamento delle condizioni socioculturali, ma dunque anche attenzione alle persone, attenzione alle persone. In un articolo su Avvenire del 9 giugno del 2004 diceva: la scommessa sulla parrocchia per stare con la gente, per stare con la gente. E non vorrei trascurare che nel contesto di una riforma l'aro ricorre spesso al tema del discernimento. Ora, io so molto bene che qui a Palermo, in un convegno nazionale, si è parlato di discernimento comunitario. No, ma quale ricaduta c'è nella nostra Chiesa? Noi abbiamo anche ancora il problema del discernimento. La cosa inizia, ci pone il problema del discernimento in delle situazioni particolari.
siamo in difficoltà, siamo un pochino in fallo. Immaginarsi sul discernimento comunitario. Una parola che nel linguaggio di Francesco è strategica, perché per Francesco discernimento e riforma stanno insieme. Affinché questo impulso missionario sia sempre più intenso, generoso e fecondo, esorto anche ciascuna chiesa particolare a entrare in un processo di discernimento, di purificazione, di riforma. Non tocco poi il discorso sul discernimento che c'è in Amore e Letizia, che non dovremmo limitare alla pastorale matrimoniale. Amore e Letizia con l'Evangelio di Amore ci prospettano uno stile pastorale, un metodo pastorale. Però cito quello che il Papa ha detto a Cracovia. Ha detto, sia parlando con i vescovi polacchi, in un discorso che poi alla fine è stato reso pubblico sullo Osservatorio Romano, ma più noto è quello che ha detto, l'Osservatorio Civiltà Cattolica ne ha fatto un articolo, eccetera, parlando, concludendo un discorso con i gesuiti della Polonia. Allora ha detto, adesso mi avete fatto delle domande, adesso vi dico io una cosa. E ha detto così. Oggi la Chiesa ha bisogno di crescere nel discernimento, nella capacità di discernere. E sviluppa tutto il ragionamento, mettendo in questione anche la nostra formazione nei seminari. Il discernimento noi l'abbiamo sempre nei seminari riservato al discernimento vocazionale, anche in Amoris Laetitia si parla di discernimento vocazionale in rapporto alla vocazione al matrimonio, ma qui il discernimento è un metodo pastorale. Riforma e sinodo. In questi scritti per il sinodo diocesano, Naro collega alla celebrazione del sinodo un progetto di riforma. Al punto che a un certo momento egli è amareggiato. C'è un testo del 1993 in cui egli è consapevole delle difficoltà del processo sinodale, ma capite, non sono della Chiesa di Siena, ho detto che se lo direi, ho detto meno male che non c'è più dice consapevole e deluso dai tentativi di rimettere tutto nelle decisioni del vescovo, che riconosce legittimo e quindi conto anche un sinodo episcopo dei vescovi ha fatto così per l'evangelizzazione e meno male che ha fatto così, perché non sapendo venire fuori ha detto a Paolo VI se la vede il Papa faccia quello, e abbiamo avuto la evangelizzazione. Quindi qualche volta il Signore scrive anche il diritto sulle nostre linee sorte, ma Naro è deluso nell'incapacità di trovare un'intesa, dice faccia il vescovo. E lui dice ma si può fare una riforma senza sinodalità? Questo discorso egli lo collega alla tradizione cristiana. Una riforma che prescinde dal sinodo è un fallimento dopo che il sinodo è stato convocato. Egli è convinto che il processo di riforma comunque non potrà essere fermato, ma egli che aveva descritto in un articolo suggestionato da alcuni interventi Don Massimo nella sua postulazione dice che si tratta di un testo di Congar, ed effettivamente Congar parla di questa dimensione liturgico celebrativa, però ma proprio pochi mesi prima sulla Lecanite era uscito un articolo di Junel sul tema della celebrazione del sinodo, cioè della dimensione liturgica del sinodo. Sono dei temi che per esempio Don Pino Ruggeri ha ripreso
in qualche circostanza, su cui Antonio ci ha scritto un lunghissimo articolo. Ed era partito così, da questo senso della coralità, però in maniera molto si vede deluso quando vede questa soluzione. Rinunciamo, ha ceduto il vescovo. Ora, Francesco ha ripreso il tema della sinodalità. È sempre rischioso usare le parole astratte, perché le parole astratte ci allontanano, però ho detto sinodalità non significa fare sinodo, è molto di più. E ti dice la Chiesa sinodale come Chiesa dell'ascolto, nella consapevolezza che ascoltare è più che sentire. La Chiesa sinodale è ascoltare. Per alcuni la Chiesa è sinodale soltanto se è Chiesa in cui si decide, cioè ci sono voti attraverso i quali si decide. Una delle grandi critiche al sinodo dei Vescovi di Paolo VI è che è consultivo e non è decisionale, se non se il Papa lo vuole in qualche circostanza. Francesco pone il discorso su un altro livello. La sinodalità comincia con l'ascolto, perché, io commento, l'ascolto ti colloca nella storia, non nelle tue idee. L'ascolto ti colloca nella storia. L'ascolto ti rende attento agli altri, ti pone in relazione con gli altri, ti rende compartecipe ed entra, no, nel processo, no, di decisionale anche nel processo, ma a partire dall'ascolto. Popolo fedele, collegio episcopale, vescovo di Roma, l'uno in ascolto degli altri e tutti in ascolto lo spirito di verità per conoscere ciò che lo spirito dice alle chiese. Ora, sotto questo, in questa prospettiva dell'ascolto, eccetera, io leggerei anche alcuni interventi di Naro sul linguaggio sinodale e quindi anche sul tema della comunicazione, e gli riprende addirittura dei testi, non lo dice, ma suppongo che siano impliciti nel suo parlare, perché quando parla della comunicazione, dell'opinione pubblica, non può non fare riferimento, uno come Caldonaro, ma chiunque di quell'età, sapeva che c'era un grossissimo intervento di Pio XII sull'opinione pubblica, il valore dell'opinione pubblica nella Chiesa, parlava ai giornalisti. Vado verso la conclusione. La riforma ha delle tentazioni. Ringrazio il carissimo Arcivescovo di Palermo che mi ha invitato a riflettere su alcune tentazioni. Ad altre, ecco, Caldonaro dà questo nome. Su di una ricordo di essere già venuto a Caltanissetta, se non sbaglio, quella che parla tantissima pastorale dello struzzo, cioè di chi mette la testa nella sabbia, non vedo, non sento, eccetera. Quindi non si cambia niente, non ci si vuole accorgere delle situazioni che cambiano, ecco, e gli dice non che ci sia la volontà esplicita di non voler, dice semplicemente non ci se ne accorge. Questo è peggio. Cioè perché non sarebbe come i liturgisti, no? Lui ha detto la battuta che c'è stata dall'arcivescovo di Canterbury, il Papa, l'altro giorno, lo sapete? Stava sul giornale, non leggete Avvenire, stava in evidenza, e ha detto che differenza c'è tra un liturgista e un terrorista. E il Papa non lo sapeva, e l'arcivescovo di Canterbury ha detto col terrorista si può trattare, con i liturgisti no. L'altro pericolo contro riformista è la pastorale clericale. E qui, ecco, io non voglio insistere, ma egli parla di questa declericalizzazione della pastorale. Questa è una frase che il Papa ripete spesso, forse, cioè che a volte c'è dei laici più chierici dei chierici. Però, ecco, su questo c'è un testo di Francesco di piena coincidenza su quello che, con ciò che Naro scrive sulla declericalizzazione, si potrebbe fare una piccola sinossi. È un testo al quale non è stato dato molto rilievo, perché si tratta semplicemente di una lettera
una lettera scritta a Cardinale Ouellet nella sua qualità di presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina, una lettera del 19 marzo 2016 scorso, ed è una lettera bomba. Il Papa diventa ironico: avete parlato che è l'ora dei laici, ma l'orologio si è fermato. Vi rimando a leggere quel testo, da Cardonaro, no? Sembra addirittura fare eco, o Francesco fare eco, ma sono delle riflessioni che vengono dall'animo di un pastore. Il clericalismo, dice il Papa, porta a una omologazione del mercato, trattandolo come mandatario, limita le diverse iniziative e sforzi, e oserei dire le audacie necessarie per portarla a buona novella. Lungi per dare impulso ai diversi contributi e proposti, il clericalismo va a spegnere poco a poco il fuoco profetico di cui l'intera Chiesa è chiamata a rendere testimonianza, eccetera. Il clericalismo dimentica la visibilità e la sacramentalità della Chiesa, che appartengono a tutto il popolo di Dio e non solo a pochi eletti o pochi illuminati. E la deformazione, concezione deformante della teologia del santo popolo fedele di Dio. Questo è. Ecco, concludo. Ho accennato quanto è stato intervento importante per Cardonaro la dinamica missionaria della vita della Chiesa. E Francesco parla di conversione missionaria. E allora vorrei semplicemente ricordare il ruolo che Monsignor ha avuto in quel documento sul volto missionario della parrocchia in un mondo che cambia, e che lo presentò ufficialmente alla conferenza, all'assemblea della conferenza episcopale italiana del 2004. E anche qui, nella sua relazione, il primo punto che sottopone all'attenzione è di nuovo il rapporto parrocchia-territorio. All'inizio del sinodo diocesano c'è questo tema, all'inizio del ministero episcopale c'è questo tema, nel suo commento alla CEI al primo posto c'è questo tema. E anche lì, come Francesco Cardonaro fa ricorso a due parole che sono parole importanti nel lessico di Papa Francesco: conversione e discernimento. E dice: occorre concentrarsi sull'essenziale. Ora, questa espressione di concentrarsi sull'essenziale non la troviamo tale e quale in Evangeli Gaudio, quando parla, no, dell'annuncio, quando parla dell'annuncio. È il numero 6 della relazione di Cardonaro all'assemblea della CEA. L'antidoto è uno solo: un leale concentrarsi sull'essenziale, cioè sulla scelta dell'evangelizzazione, sul desiderio generoso di aiutare tutti a incontrare personalmente il Signore, a vivere della sua amicizia, a fare del Vangelo la propria regola di vita. Evangelicato 34-75. Se intendiamo porre tutto in chiave missionaria, il problema maggiore allora è questo. Una pastorale in chiave missionaria non è ossessionata dalla trasmissione disarticolata di una moltitudine di dottrina che si tenta di imporre a forza di insistere, un po' come facciamo noi italiani. Se trovi un cinese che a Roma ti chiede la strada per andare ai Musei Vaticani e tu glielo dici certa maniera, loro fanno e tu glielo dici alzando la voce, e poi oggi ancora di più la voce, tu hai alzato la voce ma loro non hanno capito lo stesso. Ecco, il Papa dice: i problemi non si risolvono, no? A forza di imporre, a forza di insistere certe cose. Quando c'è solo un obiettivo pastorale e uno stile missionario che realmente arriva a tutti senza eccezioni, l'annuncio si concentra sull'essenziale, su ciò che è più bello, più grande, più attraente, al tempo stesso più necessario. La proposta si semplifica,
senza perdere per questo profondità e verità, e così diventa più convincente e radiosa. Quando nella lettera pastorale del 2005 Cardinal Donaro parla della Chiesa, anche lì egli usa un sentimento: amiamo la Chiesa, amiamo la Chiesa. Facciamo notare Pino Ruggeri come il Giustano di Palermo, no? Amore e letizia, evangelicale, sono sentimenti, la gioia, l'amore che sono messi al primo posto, sono realtà attraenti, non concetti. Un ecclesiologo le rilegge sempre con molto piacere queste parole. Dice: per amare è necessario ammirare. È evidente, è molto facile dirlo nella cattedrale di Montreal. Ma l'ammirazione che scaturisce l'amore, cosa ammiriamo nella nostra chiesa tanto da non potere non amarla? Essenzialmente la presenza fantastica del Signore di sotto, non altro, non l'efficienza delle strutture pastorali, le cui carenze sono evidenti, non l'efficacia dell'impegno caritativo, eccetera, no? Non la esemplarità morale che purtroppo lascia desiderare. 10 anni fa era un po' diverso rispetto ad adesso. Non tutto questo, ma dice, ad attrarre il nostro sguardo di amorato stimolo sulla Chiesa è la grazia del Signore nostro Gesù Cristo. Ora, io sono convinto di questo. Nella nota sul volto missionario delle parrocchie, Naro si è fatto promotore, traduttore, sono diversi interventi su questo, quindi anche rilegge il suo commento alla CEI, eccetera. Ora, io sono convinto che dovremmo essere grati a Papa Francesco per quello che ha scritto in Evangelii Gaudium, perché dopo 15 anni ci ha ridetto ciò che noi avremmo voluto cominciare a fare nel 2004. Cioè ci ha ridetto uno stile pastorale, uno stile cristiano. In Amoris Laetitia, per esempio, leggiamo che la pastorale è un compito artigianale, cioè da persona a persona, come il falegname che insegna a piallare all'apprendista. L'immagine è molto bella, perché la vita di fede come relazione educativa è sempre una trasformazione artistica, che non è mai ripetitiva o omologante. E Amoris Laetitia incoraggia una pastorale positiva, accogliente. Evangelii Gaudium, numero 87-89, dice le stesse cose, diceva, parla della mistica del vivere insieme, del mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po' caotica, che però può trasformarsi in fraternità, in caro umana, solidale, in un santo pellegrinaggio. Chiudersi in se stessi significa assaggiare l'amaro veleno dell'immanenza. Il Vangelo ci invita a correre il rischio dell'incontro con il volto, con l'altro, con la sua presenza fisica che ci interpella. Le ascelle di chi viene visto su WhatsApp o su, come si chiama l'altra cosa? Su Facebook, le ascelle non puzzano. Ma se noi siamo fisicamente vicino, può accadere anche questo. Questo è la pastorale, no, dell'incontro. Quello che il Papa ci ha raccomandato a Firenze, di rileggere Evangelii Gaudium, eccetera. Allora io penso che se noi vogliamo rileggere Evangelii Gaudium, possiamo avere dei compagni di lettura, delle guide anche di lettura. Nonostante i 10 anni di distanza, questi testi, tanti altri che non ho citato da tanto un anno, possono esserci davvero di guida e di compagnia per rileggere Evangelii Gaudium, per calarla nelle nostre comunità diocesane e parrocchiali.
Vi chiedo scusa se sono andato oltre i limiti. Ringraziamo il signor Marcello Senaro per questa sua ricca, appassionata relazione. Dopo il ricordo personale che ha fatto all'inizio, fondamentalmente io ho colto tre aspetti di questo suo intervento. La partecipazione di Monsignor Naro al sinodo diocesano e dunque l'attenzione alla questione parrocchia-territorio, l'impegno di recuperare la frantumazione territoriale per una conduzione unitaria della pastorale. Il signor Naro aveva presente la lezione storica che in Sicilia si è verificato che dopo il primo concilio plenario sicuro del 1920 si è pensato a moltiplicare il numero delle parrocchie. Adesso il signor Naro chiedeva una maturazione di questo processo, per cui l'orientamento era quello verso una pastorale unitaria. E dunque, ecco, questo primo aspetto, dare futuro alle nostre parrocchie, il rapporto missionario con il territorio. Un secondo elemento che colgo è il collegamento con gli insegnamenti, le riflessioni di Papa Francesco, avviare nuovi processi, essere lungimiranti, trasmettere la fede alle nuove generazioni. E infine la lezione del Concilio, con l'attenzione anche alla riorganizzazione strutturale, la dimensione paradigmatica e programmatica della missione, l'attenzione alle persone, il discernimento come metodo pastorale, la riforma e il sinodo, o meglio, la riforma e la sinodalità, il linguaggio sinodale, la comunicazione, l'opinione pubblica, per concludere poi con questo invito a concentrarci sull'essenziale, sulla mistica del vivere insieme. Grazie Eccellenza, perché non solo ci ha fatto entrare nel messaggio, nell'insegnamento, nel cuore dell'insegnamento di Monsignor Naro, ma anche ci ha aiutato a renderlo vivo, concreto e attuale. Grazie. Penso che la signora del cancelliere può dare anche un saluto. L'opportunità di misurarci ancora con la figura di Monsignor Cataldo Naro mi pare che sia per noi, soprattutto in questo contesto accademico, sia per noi una luce che rifugge ancora e penso che deve emanare tutti i suoi riflessi. Sia una luce perché per le nostre chiese, penso anche per il cammino della Chiesa, ma per le nostre chiese, perché essenzialmente mi pare che l'ansia di riforma della Chiesa, la preoccupazione e soprattutto la lungimiranza in questo vescovo nasce dalla consapevolezza che se una Chiesa non si pone in un atteggiamento di ascolto, se non dà un primato di ascolto, non può essere una chiesa missionaria. Per alcuni aspetti lui aveva la preoccupazione, capiamo anche qual è la sua, così, la sua formazione anche culturale, mentale, teologica. Lui penso che presentiva già sin da allora un tema che troviamo a proposito di eresie, cioè una chiesa pelagiana, una chiesa che rischia di essere ripiegata su se stessa, sulle sue capacità, sulle sue forze. Ecco perché molto lui ha sottolineato
invece è una riforma che nasce dalla consapevolezza della Chiesa, che prima di tutto è una Chiesa nascosta, per questo sinodale. Il sinodo e dunque la mentalità sinodale nella Chiesa, non dobbiamo dimenticarlo, è un convenire come atto liturgico, cioè tutti ascoltano, tutti obbediscono, e solo da qui ci può essere una riforma della Chiesa. Per cui dicevo che l'ansia di Catardonaro mi sembra che corrisponda a quella istanza che è stata tipica del Concilio, cioè una Chiesa che si aggiorna nella misura in cui è capace di esprimere questo convenire attorno alle due parole che deve continuamente ascoltare e recepire. Il Vangelo che prima deve accogliere, prima di essere preoccupata di testimoniarlo, prima della sua dimensione missionaria, ma soprattutto il Vangelo che coglie nella storia. Abbiamo visto il significato della valenza storica, cioè una Chiesa che attenta alle due parole a cui deve obbedire. Non c'è aggiornamento o riforma della Chiesa se non c'è un serio ascolto. Per cui questa dimensione della sinodalità mi sembra così attuale, ed è la preoccupazione che troviamo proprio nell'attuale Vescovo di Roma. Cioè lui pensa ad una Chiesa e alla sua riforma e la spinge ad acquisire questa sinodalità, questo stile sinodale. E attenzione, questo comporta già la riforma stessa del papato. Parlare di sinodalità significa che si ripensa anche il papato stesso, per cui penso che possano essere tanti gli stimoli che ci arrivano ancora dall'insegnamento di Monsignor Cataldo, e possono essere anche tante, penso anche a questo accademico, le vie di approfondimento del suo pensiero, che certamente, come abbiamo visto e come abbiamo sentito, è una grande attualità. Per cui grazie anche al carissimo Monsignor Marcello per la sua anche ancora disponibilità nei confronti della nostra isola, delle nostre chiese, in particolare della chiesa palermitana. Grazie. Adesso ci prepariamo per ascoltare il concerto, proprio 5 minuti di pausa, nel frattempo si sistema. Sì, dura mezz'ora, quindi siete pregati di andare via.